Perché mi guardi così? È successo qualcosa? Io mi sono stufato che sto qua dentro, ma voglio nascere. Ma quando è che mi partorisci? Adesso non puoi nascere, non sei ancora formato. Sì, non sono formato, ma state zitta, va. Nella vita precedente ero un monaco tibetano. Ma ti ho fatto due palle così. Che cosa vuoi per cena stasera? Ma accontento pure di non averti cammino. Prima di salutarti, ti volevo dire una cosa. Tua nonna sta per morire e probabilmente non lo conoscerai mai. Ma che me ne frega a me? Piuttosto, l'ha saputo che è mio padre? Sì, l'ho saputo. Una bravissima persona. Ha detto che non vede l'ora di conoscerti. Oh, mettetelo bene in testa, io sto ragazzino non lo voglio, devi andare a abortì. Oh, che Io non cazzo fa? abortisco. Devi andare a abortì. Sulla strada te ci ho messo io e tu sei la puttana mia, ok? E conosco tutti gli altri papponi della zona, quindi stai attenta. Tu domani prendi e vai a abortì. A me non mi interessa, questo ragazzino non lo voglio. Mamma, io lo so che tu mi vuoi troppo bene, non lo faresti mai. Vorrei prendere un appuntamento per abortire. Prima possibile, però. Mortacci loro. Va bene, ok. Grazie. Io e te devo parlare da uomo a uomo, sono venuto qua apposta. Allora, te lo dico subito, ci avrai una vita di merda se nasci. Tua madre è una puttana. E io ti dico solo che ho fatto una comparsata all'ultimo film dei Fratelli Taviani, già ti ho detto tutto. C'ho troppi vizi per far padre. Se non c'è sta la svolta io non mi muovo. Già mi stai sul cazzo, mo, figurati quando nasci. Non mi fido di nessuno e non mi fiderò manco di te. Ok? Adesso ti saluto. Ma che sei addaretta a quel pappone, Stai ma? zitto! Mamma, io sono la salvezza tua, se mi fai nascere smetterai pure di fare la puttana! State zitto, ho detto! Cosa vuoi come ultimo pasto? Ma qual è l'ultimo pasto, ma? Ma che stai a dire? Vuoi magnà o non vuoi magnà? Vabbè, fammi un piatto di bucatini alla matriciana. Da oggi in poi sulle spalle mie non ci mangi più. Hai finito di magna scrocco. Mi hai cercato? Cosa vuoi? Ma tu sei Gesù? No, io sono Marduk, E chi cazzo è? l'antico dio dei babilonesi, l'unico dio alieno da sempre venerato sul vostro pianeta. Vabbè, uguale. Ma non è che tu mi vai a cercare un altro utero? Sti due stronzi vogliono ammazzare. Domani, uno dei miei più fedeli adoratori, un alto prelato della Chiesa, concepirà l'anticristo durante un rito in mio onore. Ma che davvero? Sarò l'anticristo? Sì, anima eletta, tutti i popoli della terra si inginocchieranno al tuo cospetto. Senti un po', Cristi. Ma quando ce l'hai l'operazione? Tra un paio d'ore, perché? Perché mi è venuta in mente una cosa. Bello di papà, ti do una bella notizia. Io e mamma ci abbiamo ripensato, tu nascerai. Va bene? Ma anche sei impazzito. No, non mi sono impazzito. Nascerai, abbiamo trovato un compratore di organi e grazie a te abbiamo svoltato.
tanto preoccupato, io sto bene così, guarda. Come cazzo ti chiami, scusa? Come si chiama? Come l'hai chiamata? Non ho pensato ancora. Senti, la decisione è presa, Nasci e la svolta tutta per noi. No. Stai tranquillo, amore mio, Ciao. È il compratore di organi? Ah, ok, salve, sono il signor Maragnino. Senta, mio figlio è abbastanza grasso, comunque gli organi stanno bene. Allora, mi diceva, voleva un cuore, un fegato e un polmone? Ok. No, lo porto al mattatoio, ci pensano loro. Ok, arrivederla. Ma li mortacci tu un'altra volta, oh. Marduk! Cosa c'è ancora? Devi fare qualcosa subito. Quei stronzi vogliono manasce per forza. Io voglio fare l'anticristo. Ebbene, cosa vuoi da me? Ma quel concepimento al Vaticano lo voglio guardare. Non è possibile procrastinare oltre. Il seme dell'alto prelato ha già fatto il suo corso. E che cazzo però? Neanche noi, divinità dello spazio, possiamo intercedere in tuo favore. Non possiamo nulla contro il destino. Vabbè, allora fammi sto piacere. Nella prossima vita vorrei rinascere su un altro pianeta. La Terra mi fa troppo schifo. Voglio diventare un microorganismo. 2 cellule al massimo. È possibile? Vedremo. Da sempre la tua anima ci appartiene. E ne disporremo nella maniera che più si conviene. Mortacci loro. Io comunque di tutta questa storia non ci ho capito niente. L'unica cosa che mi interessa sono i 100.000 euro che mi sono messo in tasca. Ho già preparato le valigie e me ne vado a Santo Domingo, alla faccia vostra. A me di quello che pensate voi non me ne frega niente. Ma quante cazzo di lune ci stanno a sto pianeta? Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' hacerse.